Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video su Angela Bio Beauty e Relax ASMR. Ho deciso di aggiornare il rito dello shampoo e dell'asciugatura, includendoli in un unico video, poiché ho apportato delle importanti modifiche. Da quando ho deciso di far crescere ancora di più i miei capelli rispetto alla lunghezza standard sopra il sedere, ho notato che, secondo i metodi che utilizzavo prima, i capelli tendevano a sfibrarsi nella zona delle punte nel momento in cui li lavavo, quindi dovevo per forza analizzare quelli che erano gli errori che compivo ed eliminarli. Prima di lavare i capelli, prelevo 10 gocce di olio di amla, questo è dell'HD. Lo sfrego tra le mani e lo applico sul cuoio capelluto. Non inumidisco i capelli, perché mi interessa concentrarmi proprio sul cuoio capelluto. Quest'olio mi serve per un massaggio stimolante della crescita e stimolante del nutrimento dei capelli, infatti essi ricevono nutrimento e sostanze dal cuoio capelluto. Con i polpastrelli massaggio energicamente la mia cute. Questo è il massaggio indiano che pratico spesso durante la sera prima di andare a letto, almeno 2-3 volte a settimana. L'olio di amla è conosciuto per le sue proprietà anti-age, evita l'ingrigimento precoce dei capelli e una caduta eccessiva di essi. Inoltre quest'olio dell'HD contiene estratti di altre erbe, oltre a quello dell'amla. Lo trovo veramente molto valido, vi ho fatto una recensione all'interno del mio canale. Di tutti i prodotti di cui parlo nel video trovate il link nel box informazioni. Attenzione che durante il massaggio non utilizzate le unghie ma soltanto i polpastrelli, perché le unghie graffiano il cuoio capelluto. Dopo aver effettuato il massaggio aspetto 10 minuti e a questo punto con la spazzola Tangle Teaser, anche di questa trovate il link nel box informazioni qualora vogliate acquistarla, spazzolo bene bene i miei capelli. In questa maniera non soltanto l'olio verrà distribuito anche sulle lunghezze, ma toglierò completamente i nodi. È consigliabile spazzolare i capelli prima di lavarli o altrimenti dopo l'asciugatura, mai quando sono bagnati, tranne che non abbiate i capelli ricci. In tal caso vi consiglio di spazzolarli con tantissimo prodotto condizionante, quale ad esempio un balsamo o una maschera, per evitare che i capelli si lacerino durante la spazzolatura. Infatti i capelli da bagnati sono particolarmente delicati. Li spazzolo anche a testa in giù per eliminare completamente ogni residuo di nodo. Ecco che inizio a lavare i miei capelli. Regolo la temperatura dell'acqua all'interno del lavabo, che non sia né eccessivamente calda né eccessivamente fredda. Consigliabile utilizzare l'acqua tiepida, perché sia l'acqua calda che l'acqua fredda danneggiano i capelli. Bagno completamente la cute e i capelli che ho immerso all'interno della pozza del lavabo chiusa. Diluisco il mio shampoo all'interno di un flacone vuoto, ne verso una piccola quantità, io utilizzo lo shampoo girasole arancio dolce della Saponaria e aggiungo dell'acqua tiepida fino a riempire completamente il contenitore. Agito energicamente, dopodiché lo applico sulla cute facendo un leggero massaggio con i miei polpastrelli. Non bisogna applicare mai lo shampoo sulle lunghezze, infatti esso scivolerà via dalla cute verso le lunghezze raggiungendo la pozza piena d'acqua e non è assolutamente necessario mettere lo shampoo su di esse, che potrebbero rovinarsi per l'elevata concentrazione di tensioattivi. In pratica sarà come lavare un capo delicato all'interno di una pozza d'acqua.
continuo a massaggiare sempre con molta delicatezza la mia cute, dopodiché prelevo un po' di acqua dalla pozza e la trasferisco sulla testa, per diluire ulteriormente lo shampoo. In questo modo scenderà verso le lunghezze, all'interno della pozza. Applico ancora shampoo fino a che non avrò finito completamente il contenuto del flacone. Procedo a risciacquare i capelli. La temperatura dell'acqua, attenzione, deve essere sempre tiepida, né fredda né calda. E applico una maschera nutriente e condizionante sulle lunghezze e sulle punte. Io utilizzo panna e fragola di Alchemilla. Una maschera molto molto nutriente. In questo periodo invernale i miei capelli hanno bisogno di molto nutrimento. La applico solo su lunghezze e punte. Attendo alcuni minuti fino a che la maschera non agisce. Dopodiché risciacquo con abbondante acqua. Infine l'ultimo risciacquo lo faccio acido. Ho preparato preventivamente un litro di acqua del rubinetto tiepida con l'aggiunta di un cucchiaio di aceto, di vino o di mele. Quello di mele è meglio perché puzza di meno rispetto a quello di vino. Comunque l'effetto è uguale. Immergo le lunghezze e le punte dentro il mio beaker dove c'è l'acqua acida e tengo dentro per qualche minuto. Dopodiché verso il contenuto del beaker sulla mia testa. Il risciacquo acido serve per chiudere le squame dei capelli, evitare la formazione delle doppie punte, regolare il pH del capello, che non è un pH decisamente basico, ma un pH piuttosto acido, e rendere i capelli molto lucidi e forti. Non strizzo i capelli dopo l'ultimo risciacquo. Faccio scivolare delicatamente le mie mani sulle lunghezze, verso il basso, con molta molta delicatezza, senza strizzare. E poi, con un telo in microfibra piuttosto grande, avvolgo la mia testa e le lunghezze in modo tale che l'eccesso di acqua venga tamponato dalla presenza del telo. È consigliabile utilizzare la microfibra anziché la spugna perché la spugna tende a sottrarre idratazione al capello. Per asciugare i miei capelli in pratica utilizzo due teli in microfibra. Il primo serve ad eliminare il grosso dell'acqua presente nei capelli. Quando si sarà ben inzuppato dopo circa un minuto, prenderò l'altro telo e avvolgerò la mia testa in esso. Questo telo lo terrò in testa per 10 minuti. I capelli non vanno né frizionati, né strizzati, né arrotolati a mo' di chignon. Questa è la procedura esatta per evitare che si stressino fisicamente. Dopo 10 minuti i capelli non goccioleranno più ed è il momento di asciugarli. Il phon l'ho imposto a media temperatura e a media velocità. Lo tengo a una distanza massima possibile di circa 20-30 cm dalla testa, perché l'aria non arrivi troppo calda e troppo concentrata sulla cute e sulle lunghezze. Quando avrò asciugato la parte superiore mi metto a testa in giù e asciugo la nuca e la parte inferiore della mia testa. Non punto mai il phon verso le lunghezze e le punte, che lascerò asciugare all'aria. Infatti lunghezze e punte si asciugheranno veramente molto velocemente e non è necessario utilizzare il phon. Tra l'altro sono la parte più vecchia dei capelli e quella che tende a sfibrarsi con maggiore facilità. Io utilizzo un phon agli ioni che non secca i capelli. È veramente molto pratico e lo trovo ottimo contro il crespo. È proprio a questo punto che termino la mia asciugatura.
Come ben vedete, le lunghezze sono leggermente umide, ma ecco qua, capelli morbidi con un mosso perfettamente definito senza aver applicato alcun prodotto subito dopo il lavaggio. Se avete delle domande, fatemele nei commenti qui sotto. Ci vediamo alla prossima sul mio canale. Se non siete ancora iscritti, fatelo subito e attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video che metterò. Ciao a tutti!